upper body, forse il primo allenamento ben strutturato che faccio da un paio di settimane. Ho deciso di farlo insieme a voi così mi date la motivazione. Grazie. Allora, oggi sfrutteremo delle novità, tra cui un bastone, le soliti loop band, quindi le bande elastiche e la scala. Avevo già visto durante la quarantena persone utilizzare questi attrezzi per creare degli esercizi homemade, però non avevo mai avuto la possibilità di farli anch'io. Ma in questo allenamento vi farò vedere come renderò questa scala la mia palestra. Yes. Quindi iniziamo subito con un pochino di riscaldamento, perché come vedete ho la felpa, significa che fa freddo, freddo. Quindi 5 minuti di riscaldamento, as usual. Scaldamento, spalle, upper body. Utilizziamo questo bastone così che diventiamo un po' confident. E inizio. Porto indietro. Faccio 8, poi da qui su. Adesso prendo un elastico, porto davanti a me. Adesso incominciamo già a sfruttare la scala, perché io intanto sappiate che vi sposterò molto spesso, soprattutto per fare esercizi di mobilità di spalle. Quindi prendo un bordo di scala, prendo quello alla mia altezza del braccio e così vedete un pochino meglio il movimento della spalla. Prendo così e faccio apertura. Mi raccomando, il gomito rimane attaccato al corpo. Si passa da una posizione di 90 gradi davanti a noi verso l'esterno, girando semplicemente il braccio. Vedete come il gomito rimane attaccato al bacino. Qui sto lavorando con la cuffia dei rotatori. Questo è un esercizio che io ho fatto tantissimo, che faccio sempre tantissimo, perché io ho i legamenti molto lassi. Questo si vede sia nelle ginocchia, ma soprattutto nelle spalle. E diciamo che questo è un problema abbastanza grave che ho, perché se ad esempio porto troppo carico sopra la mia testa, rischio che mi ceda una spalla. Mi è successo, mi è caduto un peso da 7 kg in testa, non è stato bello. Quindi, se lo faccio con l'elastico davanti a me, faccio questo movimento, mentre cambiando braccio, quindi poi mi devo ricordare di farlo anche nell'altro, faccio il movimento opposto, quindi da qui chiudo. Lavorando sugli extrarotatori e gli intrarotatori. Ok, adesso io do le spalle,
continuo sto lavoro, anzi. Mi raccomando, il gomito sempre attaccato al corpo. Ma ad esempio questo braccio fa malissimo, cioè fa fatica più che male. Ok, questi 5 minuti, non so, il timer non ha suonato, quindi iniziamo subito con i working set. Voi sapete che praticamente tutti i miei allenamenti sono costituiti da una prima parte di esercizi più intensi e specifici con appunto questi working set, mentre una seconda parte con un mini circuito killer che nel caso dell'allenamento lower body si focalizza sui glutei, mentre nel caso dell'upper body si focalizza sulle spalle, perché questi sono i punti sui quali io voglio lavorare tantissimo. Adoro le spalle, adoro i glutei, cioè io li odio allenarli, però bisogna allenarli, e quindi faccio così e mi trovo molto bene. Quindi working set di upper body. Iniziamo facendo delle trazioni. Come sapete è difficile fare le trazioni a casa quando non si ha la lat machine o non si ha una sbarra per appendersi, ma come vi dicevo all'inizio ho ingegnato questa soluzione. Praticamente prendo la fantastica loop band e l'attacco qua su, così, due lati che cadono, che scendono, e poi così. Aia. Ah. Ho perso il cervello. Inserisco il bastone dentro loop band e mi metto in ginocchio, quindi questa è la posizione che io ho trovato più comoda per essere in tensione già dalla partenza, quindi non sono mai in fase di rilassamento, cioè non sono mai così, senza che questa tiri. Voglio partire da una posizione in cui già mi dà abbastanza resistenza e mi crea difficoltà, quindi da qui porto giù e traziono come se fosse la lat machine, quindi lo porto al petto. Ne faccio 10. Allora, se fosse un allenamento in palestra, adesso farei una pausa e poi farei le altre serie subito in ripetizione. Però un allenamento in palestra concepisce un carico abbastanza importante alla lat che io non riesco a riprodurre qui, perché comunque uso una banda elastica e il livello di resistenza di banda elastica sopra, cioè questa viola, per me è troppo, cioè spacco la scala, spacco tutto, quindi rimango con quella e mi adeguo e mi adatto. Però per aumentare un po' l'intensità faccio subito, più o meno subito, in super serie un esercizio per le alette di pollo. Quindi vi faccio vedere cosa faccio. Praticamente
attacco una loop band qui, facendogli il nodino come quello di prima. Ok, prendo il bastone e lo inserisco qui. Faccio 10-12 di questo. Ok, adesso riposo, quindi ho fatto trazioni e alette di pollo in super serie, ne faccio altre due, riposando un minuto tra una super serie e l'altra. Adesso, subito, ma io mi devo spostare, quindi, vi sto cercando di far vedere diverse inquadrature. Sempre 10 o 12, insomma, quanti ne sentite. Ad esempio, io questo faccio fatica, mentre con l'altro ammetto che comunque sì, però non tantissimo.
seconda super serie portata a casa e adesso un minuto di pausa e ricominciamo. Indipendentemente dalla scala che avete, potete anche utilizzarla per fare trazioni senza utilizzare la banda. Ad esempio, se avete una scala con la possibilità di appendersi, potete anche magari provare a fare delle trazioni così. La mia non si presta perché appunto c'è il piano in mezzo, quindi devo fare le trazioni strette, quindi vado a lavorare troppo sui bicipiti e meno sulla parte dorsale. Quindi preferisco farlo così. Quindi porto le mani davanti a me, larghezza spalle, leggermente le apro, vado giù, mi porto indietro, mi faccio tenere un po' da questo. Praticamente mi piego a 90 gradi e poi da qui porto il piede un attimo più avanti, così, e poi avvicino chiudendo le scapole dietro. Spalle giù, non alzatele, è un lavoro di dorsali. Ok, questo è killer, lo sento tantissimo. Adesso passiamo alla seconda super serie, dove facciamo piegamenti sulle braccia e rematore. Piegamenti sulle braccia ormai siamo tutte delle pro, perché so di averveli insegnati bene, spero. E allora li facciamo subito, facciamo 10, quindi breve ripasso, si parte da zero, da terra, mani accanto al seno, punto i piedi, apro leggermente, gomiti sono a 45 gradi rispetto al corpo, sguardo in avanti, prendo il fiato e spingo, salendo come un tronchetto, quindi non sale prima una parte, non sale più niente, sale tutto insieme, butto fuori e scendo giù.
Per questo ultimo ho fatto molta fatica, quindi invece di compromettere la forma, continuo a farli sulle ginocchia. Quindi ginocchia giù, piedi a terra. Non cambia niente, anzi. Qui devo stare doppiamente più attenta a non portare prima sul sedere, ma salire sempre tutto ad un pezzo, e lo faccio praticamente quasi risucchiando l'ombelico, quindi mi aiuta a prendere il respiro. Sto risucchiando l'ombelico. Se non tengo l'addome rischio di fare questo. Ok? No. L'ultimo. Ok. Adesso rematore, sempre con l'elastico. Da qui rimango a 90 gradi e prendo le due parti, le due estremità e tiro su. Aspetta che si stia un po' bene. E dai, ok. Da qui chiudo dietro le spalle. Il principio è sempre quello di chiudere le scapole. E il principio è anche di cambiare l'elastico, perché questo è un po' forte. Poi dicono che lavorare con gli elastici non fa. Sempre 10. Mi raccomando, sguardo giù, non fate questo perché poi sennò la tendenza è a piegare la schiena, ok? Quindi sguardo dritto, vedete la mia schiena è parallela al pavimento. Seconda super serie fatta, un minuto di pausa, anche un minuto e mezzo, prendetevi il vostro tempo. Ovvia, continuiamo con l'esercizio che ormai sta diventando il nostro preferito in assoluto, nonostante so che molti di voi lo odiavano, invece adesso no, perché avete imparato a farle, quindi uno, due. Io passo le ginocchia. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tempo di alzarvi un attimino e via. Yeah.
ultima super serie. E guarda, uno, vai. Mi tiro su come un bradipo. Ok. Seconda super serie su tre fatta. Come sapete, è l'ultima super serie dedicata ai bicipiti e tricipiti. Yay. Quindi, scherzo. Proviamo a divertirci un pochino. Tipo, sempre con il bastone con l'elastico, visto che è un po' il focus di questo allenamento. Mettere il loop band sotto i piedi, far passare l'elastico. Ottimo! Ragazzi, abbiamo anche il curl machine. Quindi loop band sottile, ormai praticamente sono innamorata di questa cosa, utilizzo solo questo, sotto un piede, parto da stesa con il braccio e piego. Da stesa a 90 gradi. Ne faccio 10 o quanti riesco, è abbastanza tosto come esercizio. Ok, e adesso passiamo ai tricipiti, quindi lo metto sotto un piede e lo pesto, ok, poi mi porto questo davanti, cioè dietro così, e lo stendo sopra la testa, cerco di non distruggere casa, e da qui piego dietro tenendo i gomiti attaccati alla testa, non portando indietro, non portando in avanti, quindi così estendo. Posso dire, non male, non male veramente. Pausa e lo rifacciamo altre due volte.
Serie number dos. Biceps curls. Uno. Io sono sicura che ora di fine quarantena questo elastico mi abbandonerà. Però tornerò in palestra probabilmente quando mi abbandonerà. Sarà un buon segno forse. Ok. Allora. Da qua. Allora, porto dietro. Ok. Tengo bene le spalle. Ad esempio per me questo è un esercizio molto difficile perché tendo a perdere le spalle. Tipo, questo braccio tendo a perderlo, quindi devo stare molto concentrata. Vedete che i gomiti rimangono vicino alla testa e non si aprono. I polsi non si spezzano, non è così, ma rimangono belli dritti. Tengono solo la sbarra, l'accompagnano, ma io potrei benissimo aprire le mani. Rimangono fermi nella loro posizione, sono solo gli avambracci che si piegano. Non vengo avanti, anche perché è anche comodo, c'ho la testa che mi blocca, quindi magari non abbiamo la tendenza a farlo. Ok. Fate attenzione a non stringere troppo il bastone, perché sennò vi incomincia a venire male i polsi e insomma non fa bene. Ci siamo raga, manca l'ultima, quindi ora un pochino di pausa e siamo pronti per l'ultima. Voglio farvi vedere bene come lo metto. Così. Quindi piede in mezzo, loop così, lo allargo un pochino perché sennò questa mi va sulle mani e mi fa male, e lo prendo così. Gambe leggermente piegate, come in tutti gli esercizi che si fanno, mai fare gli esercizi con le gambe tese. Le gambe vanno sempre leggermente piegate per mantenere la posizione, anche se non le state sfruttando, non le utilizzate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Winner, finita. Raga, abbiamo finito le super serie. Adesso vi prendete qualche minutino di pausa, nel frattempo che io vi narro, non so se dice, vi narro il circuito finale di cui vi parlavo all'inizio. Come vi dicevo, circuito finale spalle, killer, devastante, che quando iniziamo pensiamo ma perché, e poi vabbè, lo facciamo perché
alla fine è quello che ci dà più soddisfazioni di tutte, per finale, killer, mi piace. Quindi, gli esercizi sono, me lo sto inventando in questo momento, per questa seconda parte dell'allenamento useremo i miei sliders, perché non li usiamo praticamente mai, però sono facilmente reperibili sul mio sito e quindi si possono utilizzare benissimo. Quindi facciamo. Commandos utilizzando gli sliders. Da qua scendo, salgo. Ok, il fatto di strisciare è meglio che alzare e muovere le braccia perché vi dà più stabilità, perché se io mi muovo così rischio di muovere di più il bacino, mentre se io sono bella piantata a terra in ogni mio movimento riesco a fare tutto più fluido. Lo so, ho detto movimento, deformazione. Poi sulle ginocchia, perché non sono propriamente capace, si fa un piegamento avanti col braccio e torno indietro, piego avanti, ne faccio 6, 3 per braccio, fidatevi, sono tanti, e poi li portiamo ai piedi e da qui facciamo dei vermicelli che camminano, gli orsacchiotti, come si chiamava? Vabbè, insomma, facciamo un animale che cammina. Praticamente in una posizione di plank mi trascino avanti e indietro 10 volte. Ok, quindi io praticamente mi sono già allenata, ho fatto un circuito, quindi incominciamo. Allora, ovviamente se non avete gli sliders potete utilizzare dei Scottex, degli asciugamanini che scivolano, delle calzine, oppure potete semplicemente farlo anche senza. Quindi abbiamo detto 10 commandos. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che mi sto già odiando. Cambio gamba, cambio braccio. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Senza pausa i piegamenti. Quindi 3, non tanti. 1. Adesso 10, cioè tipo 5 andate, 5 ritorni. Non esageriamo anche perché sennò diventa noioso. Yes. Quindi da qua decido la mia direzione. Molto importante cercare di rimanere il più fermo possibile con il bacino. Più si rimane in una posizione di plank senza alzarlo e senza ondeggiare, più si lavora. Lo so, me ne mancano 4, ma sto morendo. Ok, dai. Facciamo una volta. Una per volta, quindi andare. E tornare. Vai.
Adesso ho detto, piccolini ma assassini. Beh, allora, questo circuito finale potete decidere se ripeterlo altre 2/3 volte. Io penso proprio che non lo ripeterò. Devastante, sono stanca, basta. Ho le spalle che mi stanno chiedendo pietà e spero che lo stesso sia per voi. Mi raccomando, quando fate gli esercizi, fateli secondo il vostro livello di allenamento, non spingetevi troppo oltre. Se sentite male, che non è il dolore legato allo sforzo fisico, ma è proprio male, dolore fisico, cioè vero e proprio, fermatevi e cercate di correggere gli esercizi, i movimenti, fare ciò che funziona su di voi. Ciò che faccio io può benissimo non essere ciò che funziona su di voi, e magari gli esercizi che funzionano su di voi non funzionano su di me. Quindi io cerco di darvi degli spunti, di motivarvi, di motivarci, voi motivate me in realtà, e di spronarci a vicenda. Quindi spero di essere riuscita nel mio intento. Grazie per avermi fatto allenare con voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, questo allenamento vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e basta. Preparatevi per i prossimi video, i prossimi allenamenti e il prossimo tutto. Ai ai ai, dolore. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Vado a far merenda. Banana bread.